Uno studio di ricerca che non si sottrae alle domande più provocatorie. I soldi della Chiesa, ricchezze favolose e povertà evangelica è il libro pubblicato dalle Paoline del vaticanista di Avvenire Mimmo Muolo, con l'obiettivo di fare anzitutto chiarezza su una realtà ancorata in uno Stato e articolata geograficamente in tutto il mondo come la Chiesa Cattolica. La Chiesa che uso fa dei suoi beni oggi? La Chiesa oggi fa un uso quasi esclusivamente dedicato alla carità e all'annuncio del Vangelo. Dico quasi perché è chiaro che un po' di costi della struttura vanno sostenuti, ma se noi facessimo una somma di tutto quello che va per la carità e per l'annuncio del Vangelo, ci accorgeremmo di una cifra enorme, spaventosa. Dall'aiuto concreto attraverso l'8 per 1000 sino alle più diffuse fake news. Vendiamo la pietà di Michelangelo e diamo il ricavato ai poveri. In realtà li tradiremmo i poveri, perché la pietà di Michelangelo, così come la Basilica di San Pietro, così come le grandi opere d'arte custodite in Vaticano e in altri posti ecclesiastici, ai poveri danno da mangiare, nel senso che tutto quello che viene come indotto da queste opere crea lavoro, crea le condizioni perché non ci sia la povertà. Quanti punti di PIL vale il Vaticano per l'Italia? I turisti, la ristorazione, gli alberghi, i gadget, fate un po' il conto.